Che anno incredibile il 2000 per avere 8 anni. Uno dei motivi è l'uscita di un film nelle sale che ancora oggi detiene molti record. Pokémon il film. Poi se spunta Pikachu e delirio. Sudati, eccitati, convinti, appassionati, età media indefinibile. Ma ricordo che nonostante gli enormi numeri portati a casa da questo film, i genitori di tutta Italia ci mandavano con preoccupazione al cinema. La frase più comune era: i Pokémon fanno male. Questo è dovuto a un episodio che ha davvero dell'incredibile. Andiamo 3 anni indietro. È una mattina di dicembre del 1997. State facendo colazione, c'è il segnale orario su Canale 5 e inzuppate i vostri settembrini nel latte. Ok, io avevo qualche problema grave perché i settembrini erano schifati anche dagli animali domestici. Facciamo che state inzuppando i soldini nel latte. Ma quella mattina il TG5, come gran parte dei telegiornali del mondo, dà una notizia stranissima. Una puntata di un cartone animato giapponese provoca 700 crisi epilettiche in bambini, mandandone 150 in ospedale, alcuni per 2 settimane, e molti di questi non avevano mai sofferto di epilessia prima. C'è anche un piccolo particolare da aggiungere. A questi 700 vanno aggiunte altre centinaia di bambini che non avevano guardato il cartone, ma che avevano guardato il telegiornale. Than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. Ebbene sì, anche il telegiornale aveva ritrasmesso il pezzo incriminato provocando altre crisi epilettiche. Quel cartone sarebbe arrivato in Italia dopo qualche anno, ed erano i Pokémon. Sono tanti, coloratissimi e tutti diversi. Tra poco tornano Ash, Misty, Brock e i loro Pokémon. Solo qui, su Italia 1. Questa è una storia fatta di vaccini, di scuse a reti unificate e di un Pokémon che è stato bannato dal franchise per anni. Questa è la storia della puntata 38 della prima stagione dei Pokémon. Iscrivetevi al canale e giochiamo un po' con la cultura. Oggi le distribuzioni di film e serie TV rilasciano i loro prodotti quasi contemporaneamente in tutto il mondo e vengono prese precauzioni per evitare che ci siano fughe di materiale, come successe ad esempio con X-Men Origins Wolverine, un film che nessuno andò a vedere al cinema perché ne venne caricata una versione quasi del tutto ultimata su internet settimane prima dell'uscita. Ad esempio, una di queste misure di sicurezza è quando i doppiatori delle varie nazioni lavorano su versioni del film in cui viene mostrata solo la bocca degli attori. Mia mamma, lei donna più antica di tutta Cusack, lei di 43 anni. Ma negli anni 90 non era affatto così. I cartoni, le serie e i film venivano distribuiti in Italia a volte dopo anni. La prima puntata dei Pokémon, ad esempio, andò in onda in Giappone il 1 aprile del 1997. In Italia, solo il 10 gennaio del 2000, molto dopo l'incidente della puntata 38. Questo ha permesso ai palinsesti di tutto il mondo di rimuovere la puntata e alle collezioni italiane di rinumerare gli episodi. Dopo la messa in onda di questo episodio, un Pokémon di nome Porygon fu praticamente bannato da qualsiasi contenuto Pokémon per anni. E la cosa paradossale è che nella puntata quel Pokémon non c'entrava nulla con le crisi epilettiche. Spieghiamo meglio. Il Team Rocket manomette con un virus il sistema di trasporto dei Pokémon per rubarne un numero enorme. A causa di questo malfunzionamento, i nostri protagonisti vengono trasportati in questo grande torrent dei Pokémon, dove vengono salvati da Porygon, un Pokémon digitale. Intanto nel mondo reale viene realizzato l'antivirus, che però identifica i ragazzi come esseri estranei e li attacca. E qui succede il disastro. Pikachu attacca, si scontrano gli attacchi e gli animatori, che volevano dare un aspetto nuovo e molto digitale all'animazione, fanno questo. Per ovvi motivi ho rallentato questa clip. E questo effetto viene ripetuto più e più volte durante la puntata. Le crisi sono state provocate dall'animazione di questo shock di Pikachu lanciato contro il vaccino virtuale.
Per quanto mi riguarda, Pikachu potrebbe essere tranquillamente il volto del movimento Novax. Nonostante siano stati i flash di Pikachu a scaturire le crisi epilettiche, le misure prese dalla casa di produzione furono nei confronti di Porygon, non facendolo riapparire mai più nel franchise, né televisivo né videoludico. E c'è della logica in questa decisione. Pikachu era ed è l'immagine del franchise. La sua immagine non poteva essere infangata, o sarebbe stato infangato tutto il mondo Pokémon. Quindi, non si sa come, la colpa venne data a Porygon. In pratica, Porygon è il Pokémon che il mondo meritava, ma non quello di cui aveva bisogno allora. Ora, qui le cose si fanno interessanti. Dopo questo increscioso episodio, i Pokémon in TV furono sospesi per 4 mesi. Avendo capito che questo episodio non sarebbe stato mai più trasmesso, i produttori e gli autori della serie decidono di realizzarne uno nuovo che vada a sostituire il numero 38 prima che torni in onda la serie. Un'operazione che vuole riportare i Pokémon nei cuori dei bambini e soprattutto dei genitori preoccupati. Chiamano a consulenza i più famosi sceneggiatori e scrittori giapponesi e creano l'episodio che ancora oggi è considerato il più bel episodio di tutta la serie. Addio Pikachu! Avete capito che genialata? Hanno detto, visto che ci sarà molta attenzione mediatica sul ritorno dei Pokémon e che molti genitori non lo faranno vedere ai figli, creiamo una grande metafora. Togliamo Pikachu ad Ash, togliamo per davvero i Pokémon ai bambini. Per poi farlo tornare quasi istantaneamente, certo, ma se sei un bambino appassionato di Pokémon, come fai a non vedere un episodio che si chiama Addio Pikachu? Di fatto tutti i bambini giapponesi tornano a vedere i Pokémon. Geniale, geniale. Ovviamente, il tutto contornato dalle scuse a reti unificate. I giapponesi sono molto diversi da noi in questo. Nonostante questo, ci furono delle modifiche alla serie durante la pausa di 4 mesi. Cambiarono anche la sigla per evitare qualsiasi problema. In Italia, la vecchia sigla, noi non l'abbiamo mai vista. Ed è uno dei tanti casi che dimostrano come noi bambini occidentali abbiamo vissuto i Pokémon in maniera diversa. In primis sotto l'aspetto tecnico. Ad esempio, in Pokémon il film, tutte le volte che compare Mewtwo, il tema musicale è stato cambiato, sostituendo una melodia molto tetra per i giapponesi ma non tanto per noi, con il famosissimo Si, Mi, Do, Si, Sol, Si, La, Diesis. I motivi per cui l'hanno cambiata sono intuibili. I motivi per cui io l'ho ricacciata al pianoforte, un po' meno. Ma la differenza principale sta nel rapporto che abbiamo avuto con questo franchise. I giapponesi lo hanno prima amato, poi lo hanno odiato, poi quando lo hanno perso, lo hanno amato di nuovo e lo hanno ritrovato. Per noi invece è stata una figata da subito. E quel tipo di rapporto non avremmo mai potuto averlo né con i Pokémon né con qualsiasi altro cartone, perché maledetta Italia 1 metteva le puntate del palinsesto in base alla durata per riempire gli spazi di palinsesto, quindi non abbiamo mai capito un cazzo della storia di nessun cartone animato perché ce li hanno dati tutti mischiati.